Per me è molto più piacevole guardare le stelle che firmare una condanna a morte. Per me è molto più piacevole ascoltare la voce dei fiori che sussurrano "è lui", chinando la testolina, quando attraverso il giardino, che vedere gli scuri fucili della guardia uccidere quelli che vogliono uccidere me. Ecco perché io non sarò mai e poi mai un governante. Le ragazze, quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore, le ragazze che hanno abbassato le lance sul lago delle proprie ciglia, le ragazze che si lavano i piedi nel lago delle mie parole. Questa è una poesia di Velimir Klebnikov. Klebnikov è stato un grande poeta russo, nato nel 1885 e morto nel 1922. È appartenuto al più importante gruppo futurista russo. È stato considerato dai suoi contemporanei come un poeta per i poeti, per il suo genio squilibrato. Le sue poesie abbondano di sperimentazioni linguistiche con l'invenzione di un numero enorme di neologismi. Klebnikov morì di paralisi dovuta a inedia e malnutrizione, mentre era ospite in casa di un suo amico. Buon intervallo a tutti, da Antonio Sixto.